Della domenica ippica il premio Milano a San Siro sui 2100 metri con una dotazione di 15 milioni. Dietro l'autostart sei concorrenti, numero 1 Delfo, favorito della corsa, ma vedete che l'indigeno viene subito attaccato dal numero 4 qui Collandia, che raggiunge la posizione di testa, complice però un grave danneggiamento. Ecco, vedete Delfo in rottura dopo essere stato sacrificato dall'avversario. Questi sarà costretto a pagare una multa di ben 3 milioni e mezzo di lire in favore della scuderia di Delfo. Ubaldino Baldi, guidatore di Qui Collandia, sarà appiedato per 15 giorni dalla giuria milanese. Ciò naturalmente, ecco intanto un primo piano di Delfo, farà divampare ancora le polemiche nei confronti del clan Baldi, già protagonista di vicende analoghe con The Last Hurrah. Ed eccoci ora alla fase conclusiva della corsa, qui Collandia al comando, all'esterno vedete Vivazza di Jesolo, quindi in corda col numero 6 e di Gubellini, pronto a proiettare il suo Speedy Expert, mentre Delfo, come si dice in gergo, dà l'impressione di essere ormai in bolletta e quindi lascia piuttosto perplessi la sua iscrizione al prossimo Prix d'Amérique in programma alla fine di gennaio. Fase conclusiva della corsa, allunga qui Collandia consentendo a Speed Expert di trovare un varco. Ecco Gubellini proiettare il suo cavallo nei confronti di qui Collandia, vince Speed Expert davanti a qui Collandia e Delfo. Tempo del vincitore 1:18:01 al chilometro.